e a Paolo Villaggio per il film La voce della luna. Allora, senti cosa hanno scritto gli autori di te, Paolo Villaggio. E infatti era più giusto che restasse qui. Anche perché è un mio fratello. Vai via, no? La gloria. Dunque, dopo un'esperienza televisiva traumatizzante per lui e per il pubblico, e dopo il grande successo letterario di Fantozzi, in cinema lo abbiamo visto protagonista di molti film, fra cui ricordiamo la serie di Fantozzi, Senza famiglia, Brancaleone e le crociate, e l'ultimo, La voce della luna di Fellini, quindi con Roberto Benigni, per cui vince il Davide Donatello come migliore attore protagonista. Sei contento? No, io non sono... posso parlare un secondo? Certo. Vi rubo solo 3 minuti, 1 e mezzo. Io non sono emozionato, io sono esterrefatto, perché io, no davvero, io non ho mai vinto niente nella mia vita, neppure ex aequo. Una volta ero ex aequo per un topo di ceramica con un romano e romina, ma hanno vinto loro. No, perché l'Italia è uno stupendo paese, vivibilissimo, però chi non è patentato, ci sono dei miei venerabili colleghi che hanno vinto tutto, sono decorati come generali sudamericani. Io mai. In Italia purtroppo bisogna avere un grande coraggio, bisogna morire, e io non me la sono sentita. Giuro, non me la sono sentita. Stavo per farlo. Ed ora un aspetto banale della cosa, voglio ringraziare, il grande timoniere Federico, lo devo a lui, Benigni, attore straordinario. Io sono un intellettuale di sinistra, mi vergogno a buttarmi in retorica, ma lo faccio. Voglio dedicarlo a mia moglie, Maura, che è qui molto emozionata, a mia figlia Elisabetta, che è là in fondo. Dove? È là in fondo, non si può inquadrare. E poi, anziani, molto emozionati, in ascolto, spero, a mio padre e a mia madre, che sono due genitori. Un applauso al papà e alla mamma che guardano la televisione. Sono felice di averlo vinto con un grande amico, vero, Gian Maria.